Buongiorno a tutti, ben ritrovati sul mio canale, sono lo stratega e vi do il benvenuto all'ottavo episodio della serie Tutorialoni sui tutorial di Oxygen Not Included e oggi parliamo del beta o quindi dei Vespacci. Quindi come sempre vi lascio la intro, ci vediamo intanto fra pochissimo e buona visione. Eccoci qui, questa è la situazione dove che potreste trovare più facilmente, ovvero alcuni vespucci, quindi alcune larve, alcuni vespacci e un alveare all'interno di un bioma che include in parte anche del minerale di uranio, come vedete, no, qua non si vede, leggermente radioattivo, ma perché questo è molto poco denso, però vabbè, in generale comunque troverete questa situazione qua. Come funziona? Intanto andiamo a aprire la nostra scheda e andiamo a vedere che questi sono degli animali che praticamente interagiscono con questo ambiente qui e recuperano l'uranio, lo portano all'interno dell'alveare per arricchirlo e trasformarlo in uranio arricchito. Questo serve poi per avere una buona, buonissima, anzi conversione, in quanto normalmente l'uranio, se non volete utilizzare i Vespacci, come fate ad arricchirlo? Andate a prendere, ecco, una centrifuga uraniana che praticamente gli consegnate 10 kg di minerale di uranio e vi fornisce 2 kg di uranio arricchito e 8 di uranio liquido che è impoverito, non serve per quanto riguarda almeno la conversione, diciamo, del materiale radioattivo, ecco. E questo poi può essere raffreddato e diventa uranio impoverito, che però effettivamente attualmente grosse funzioni non le abbiamo. Mentre l'uranio arricchito ci serve perché lo utilizziamo poi nelle centrali nucleari per generare energia. Però questo cosa significa? Che quindi abbiamo detto che noi abbiamo 10 kg di minerale di uranio e facciamo 2 kg di uranio arricchito. Questo già comporta una conversione al 20%. In più, questo minerale di uranio va raccolto per portarcelo. Sappiamo che scavare vuol dire dimezzare il peso, quindi praticamente se noi qua abbiamo 1 kg di uranio, scavandolo diventa mezzo chilo. Portato qui diventerà effettivamente al 10%, quindi noi abbiamo 10 kg, 10 tile da 1 chilo, le scaviamo tutte, diventano già 5 kg. Convertito poi al 20%, 1 kg di uranio arricchito su 10 kg di minerale di uranio. Invece, con anche ovviamente un consumo energetico non enorme, però di 480 watt. Noi invece abbiamo questi alveari di Vespacci, che quindi è vero che non possiamo decidere noi, però portano 10 kg di minerale di uranio e forniscono 9 kg di uranio arricchito, quindi al 90% invece che al 10% la conversione. Non fornisce poi l'uranio impoverito, ma non ci interessa. Sono animali molto fragili, vivono in zona fredde, e la zona di comfort è da meno 50 a 0 gradi e tolleranza da meno 100 a 10 gradi. Infatti spesso troverete queste zone qua all'interno di un bioma freddo intorno ai meno 15, meno 20. Hanno un ciclo vitale di 5 cicli, quindi vita molto molto breve. Però tanto non avrete bisogno, diciamo, del discorso di fare una farm perché si fa praticamente così in autonomia. Un alveare ogni ciclo mette fuori una larva nuova. La larva poi mi sembra che per 2 cicli o 3 cicli rimanga in stato larvale e poi diventi adulta. Eccole qua le larve. Poi diventi adulta nell'arco di questi 2 o 3 cicli e poi cambi per 5 cicli, quindi alla fine il loro ciclo vitale è di 7-8 cicli. Questi Vespacci possono attaccare i duplicanti, morendo poi nell'attacco e infliggendogli un pochettino di ferite non gravissime, però se sono tanti possono creare dei problemi ai vari duplicanti. Ora, se noi andiamo veloci, per esempio, dovremmo far arrivare poi un nuovo Vespaccio, ma soprattutto voglio farvi vedere i Vespacci che vanno a pinzare il minerale di uranio, lo depositano all'interno dell'alveare per convertirlo. La fase di conversione genera un sacco di radiazioni, quindi comunque cercate di non tenere duplicanti qua a lavorare, soprattutto non spesso perché poi verranno attaccati dai Vespacci, ma anche quando dovranno per forza entrare, cercate di non farlo, vedete che ha raccolto, lo porta qua a questa fase di conversione, che infatti porta l'uranio, il minerale di uranio a trasformarsi in uranio arricchito da 1 kg a 900 grammi, ma soprattutto poi, diciamo, comporta tante tante radiazioni. Ora abbiamo visto che è stata presa, guardate che la porta, guarda che carino, che sta portando
portando dell'altro minerale di uranio all'interno dell'alveare e vediamo adesso quando converte, vedete queste botte di radiazioni da 280 radiazioni a ciclo. Sì, chiaramente sono così istantanee, non durano nel tempo, però 2600 radiazioni così di colpo non fanno piacere nemmeno a un duplicante che passa lì per caso, 3300 addirittura. La cosa migliore è riuscire a aumentare il numero di questi vespacci. Come si fa? È molto semplice in realtà, si vanno a creare delle stanze. Loro considerano un alveare a stanza, o meglio, mi spiego meglio. Se all'interno di una stanza il vespuccio trova una volta a ciclo un alveare, allora lui continua nella sua vita, ecco, senza rompere le scatole a nessuno, e prosegue ad andare avanti. Se invece all'interno di questa stanza non trova alcun alveare, praticamente loro controlleranno, andranno avanti, ma poi se non trovano altri alveari si fermeranno. Come vedrete, questa è una stanza, questa è una stanza, questa è un'unica stanza perché passa qua sotto. Come vedete si è fermato infatti. Prima continuava ad aprirsi perché qui all'interno effettivamente era un'unica stanzone e c'era l'alveare. Qui invece non c'è più, si bloccano e creano, vanno col tempo a generare un nuovo alveare. Non credete lì, non è vero che è già cresciuto, semplicemente è perché non esiste questo senza la base sotto e quindi viene messa la skin dell'alveare già cresciuto, ma non è vero. Questi alveari piano piano cresceranno, questo vespuccio qui potrebbe poi bloccarsi e qui e creare un nuovo alveare, vedete che stanno piano piano maturando e creeranno un nuovo alveare dove poi anche lì uno a ciclo verrà generato un altro, altri vespacci. Qui serve a creare in zone piccoline, comunque non tanto spazio, più alveari, in modo che questi possano essere più efficienti, perché ognuno di loro, ogni ciclo, farà un vespuccio che poi col tempo diventeranno grandi in vespacci. Iniziata la maturazione, possiamo tranquillamente rimuovere tutte le porte. Quando questi matureranno completamente saranno esattamente uguali a questi, quindi i vespacci potranno portarci il minerale di uranio, trasformarlo automaticamente in uranio arricchito e a quel punto aumentare questa produzione di uranio. Loro prelevano un chilo di uranio, lo portano all'interno dell'alveare che lo trasforma poi in 900 grammi di uranio arricchito. E vedete che loro non salgono né scendono di una tessera, quindi bisogna fare tutto dritto, no? Allo stesso livello, senza buchi, senza gradini, perché sennò non ci passano effettivamente. Come abbiamo visto nello scorso video, quindi se ve lo siete perso andatevelo a vedere perché è interessante, integrare l'alveare di vespacci con una produzione un pochettino più grande. Ecco, vedete che questo è già diventato grande e infatti sta già convertendo il suo primo minerale di uranio. Come vedete, i vespacci non gliene frega niente di queste porte, ci passano, essendo aperte, ci passano dentro fuori tranquillamente. Però ora abbiamo degli alveari di vespacci che infatti, passato il ciclo, avete visto due nuovi vespucci. Quindi questo è un modo per aumentare la produzione di questi animaletti e la produzione poi di minerale di uranio, cioè da trasformazione di minerale di uranio in uranio arricchito con il 90% di efficienza. Questi animaletti non sono però utili per il cibo, in quanto una volta mangiati, cioè uccisi, praticamente fanno delle scorie nucleari, non producono cibo. Loro consumano 100 grammi al secondo di anidride carbonica, quindi un pochettino di anidride andrebbe messa, però in realtà non mi sembra che abbiano problemi di sopportazione. Se avete poi una zona con tanti vespacci, quindi pericolosa per i vostri duplicanti, create dell'automazione o qualcosa che vi permetta di inserire dell'anidride carbonica. Come sappiamo, l'anidride carbonica è più pesante dell'ossigeno, quindi va ad appesantirsi, ad andare verso il basso. Una volta arrivata nel basso, questo è l'effetto, li porta a dormire. Loro consumeranno questa anidride carbonica a 100 grammi al secondo, ma li porterà a dormire, come vedete. Sicuramente alcuni adesso l'andranno a pizzicare, ma non tanti. Come vedete, ecco, portiamo la velocità 1 perché questa a me piace tantissimo. Lui, vedete, con un coso per le palline dei gelati va a recuperare all'interno l'uranio arricchito
senza quindi avere il problema dei Vespacci che potrebbero pizzicarlo. Come vedete, ha recuperato qui l'uranio arricchito 16 kg e 2, infatti qua non ce n'è più. Non ce n'è più, qui ce n'è 5 kg e 4 e non va. 2 kg e 7, sì, probabilmente è 10 kg il minimo. Superati 10 kg, a quel punto ogni tanto il duplicante dovrà entrare e recuperare l'uranio arricchito in questo modo. Però potete, o se ci sono pochi Vespacci, lasciarlo e poi lo curerete, oppure tramite un po' di automazione o delle pompe che gettino quando volete voi, buttate dentro un po' di anidride carbonica e poi la riportate via, in modo che loro possano risvegliarsi e tornare a continuare a lavorare su questa zona. Questo a cosa serve? Serve principalmente perché, soprattutto se iniziate in Radiant Ocean, oppure se trovate un pianeta con un bioma radioattivo, eccolo qua, trovate spesso sul fondo, come vedete è freddo, meno 60, meno 30, vi trovate i Saturnini e trovate questi alveari con i Vespacci. Qui c'è del minerale di uranio, non è così tanto. È vero che la zona è molto grande, ma sono 90 kg qua, non ce n'è tantissimo. E quindi è vero che l'ho convertita al 90%, è vero che ci vorrà tanto tempo, perché lo fate un chilo alla volta, penso un chilo a ciclo per ogni Vespaccio, però se voi già qui iniziate a fare alveari di Vespacci e ne generate un po', avrete effettivamente una buona zona dove si può creare un buon numero di Vespacci. Va unito ovviamente, se no loro non ci passano, è che è caldo e si scioglie il ghiaccio, poco male. Ignorate un attimino il ghiaccio sciolto, il cloro che diventa liquido, e vi trovate una situazione come questa, dove avrete ogni ciclo 7, per esempio, no? È un esempio, però 7 Vespucci nuovi, che coi cicli diventeranno Vespacci e andranno a prendere il minerale di uranio. Se quindi, come abbiamo detto, loro campano 5 cicli e ogni ciclo ne fate 7, ci sarà un momento, se non entra nessun duplicante, che avrete 35 Vespacci che andranno a prendere un chilo di uranio a ciclo. Cosa vuol dire 35 kg a ciclo? Se questo poi vi serve, perché lo fate in maniera massiva, anche se l'uranio comunque non serve così tanto, se fate anche una centrale nucleare sono 10 kg a ciclo, quindi questo è sufficiente per campare tranquillamente. Ecco qui per esempio c'è la combinazione alveare con le Saturn, come abbiamo fatto nella partita su Radiant Ocean. Se non l'avete vista, andatela a vedere, perché secondo me è molto molto interessante, e vedrete che effettivamente loro andranno continuamente a prendere questo minerale e ne avrete così un 35 kg a ciclo, che secondo me è già una quantità molto 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 importante per quello che poi vi serve l'uranio arricchito. Andiamo a provare a svuotare completamente questo bioma e ci facciamo un'idea di quanto minerale riusciamo a recuperare. Ovviamente lo dovremo raddoppiare a sto punto. Genera un bel duplicante, così almeno lui sa che qui abbiamo modo di recuperare le cose. Ciao! Mi spiace, sei entrato in un posto veramente infimo. Scavando tutto il bioma ci sono 14 tonnellate di minerale di uranio. Sembrano tante, sembrano poche, boh. Tenete presente che un conto se la convertite così al 90%, che vuol dire più o meno 13 tonnellate di uranio arricchito, un conto è invece se le convertite al 10%, già vuol dire neanche una tonnellata e mezzo di uranio arricchito. È vero che non va tantissimo, una centrale nucleare abbiamo detto che ne utilizza più o meno 10 kg a ciclo, mi sembra, ma tenete presente che comunque 10 kg a ciclo vuol dire 150 cicli e avete già finito tutto l'uranio che c'è in un pianeta con l'uranio. Cioè, vabbè, qua ce n'è ancora qualche goccino, però non è tantissimo. Ecco, cercate di sfruttarlo al meglio. Già se lo convertite con i Vespacci, ben venga, perché mantenete un tasso di conversione molto efficiente del 90%. Se invece comunque poi lo vorrete utilizzare tramite la centrifuga, ben venga, ovviamente molto più facile, molto più veloce principalmente, però tenete presente che verrà effettivamente ridotto di brutto. Ecco, per esempio vi faccio vedere se riesco, attaccando un Vespaccio,
è morto lui, vedete che ha generato un chilo di scorie nucleari. Lo stessa cosa quando, se mai Nisbet si deciderà ad attaccarli, quando muoiono, vedete, un chilo di scorie nucleari. Quindi questo è quando, cosa succede quando voi attaccate i Vespacci oppure loro vi attaccano. Quindi quando uno muore, viene sostituito, non genera cibo, ma questo chilo di scorie nucleari. Quindi penso di avervi detto più o meno tutto, scusate per questo schifo che c'è qui, ma mi sembrava carino anche farvi vedere quanto minerale di uranio può esserci all'interno di un bioma completamente, cioè radioattivo completamente scavato, perché poi qui vediamo, se anche apriamo tutto, per quanto questo sia il bioma, abbia un bioma radioattivo abbastanza grande, tiene tutta la base sotto, il resto poi non ce n'è altri. Quindi grazie come sempre, spero che questo video sia stato interessante e utile, e ricordatevi di sostenerlo con un bel mi piace, dei commenti dicendomi se ho sbagliato qualcosa, se c'è qualcosa da specificare, da precisare, e se vi è stato d'aiuto. E come sempre vi lascio a un prossimo video. Grazie, ciao ciao.